Un caro saluto a tutti e bentrovati a questo nuovo podcast della serie Senza peli sulla lingua. In questo podcast parleremo di come sia possibile condizionare la nostra mente attraverso semplici meccanismi di programmazione, resi possibili intervenendo sulle onde cerebrali del cervello, nello specifico le onde alfa e le onde beta. Di onde cerebrali ve ne sono anche altre, come le onde gamma, le onde delta e le onde teta, che ricoprono funzioni diverse. Ma per non complicare troppo il discorso e per essere specifici nell'esposizione dell'argomento, in questo podcast non ce ne occuperemo. Basti sapere, per il momento, che le onde cerebrali sono sempre tutte in funzione e agiscono all'unisono, attraverso degli stimoli elettrici, prevalendo le une sulle altre a seconda di quella che è l'attività cerebrale in opera in uno specifico momento o situazione, consentendo al nostro cervello e alla nostra mente di poter essere perfettamente equilibrati. In realtà però, per coloro che conoscono questi e molti altri meccanismi, è molto semplice creare scompensi in questo equilibrio, scompensi che rimangono nascosti alla gran parte delle persone che non posseggono tali conoscenze, perché non viene alterato il funzionamento delle onde cerebrali, ma solo sfruttato per ottenere i risultati progettati. Per evitare che ciò accada, oltre naturalmente a impegnarsi nella conoscenza, è indispensabile capire la base su cui tutto ciò si struttura, Quel concetto che, se non conosciuto e compreso, fa in modo che le persone si identifichino in qualcosa che non sono, ovvero che noi non siamo la nostra mente. Fare identificare le persone nella loro mente è il modo più efficace perché nessuno possa avere la consapevolezza di poterla programmare in autonomia e le nozioni per farlo, cadendo nei tranelli della programmazione esterna, mediatica e sociale. Cartesio diceva cogito ergo sum, penso, quindi sono. Ma oggi, soprattutto grazie alla fisica quantistica, si è capito che la verità risiede nell'esatto contrario di quella filosofia, ovvero sono, quindi penso. Ma che cosa vuol dire sono? Chi siamo se non siamo la nostra mente? Qual è la nostra vera essenza? Immaginate mente e cervello come componenti principali di un computer, similitudine non casuale in quanto, quando sono stati inventati i computer per ottenere quelle caratteristiche di funzionalità, sono stati presi come punti di riferimento proprio la mente e il cervello. Tanto è vero che inizialmente venivano chiamati cervelli elettronici. Il cervello è la parte fisica, quella che stocca le informazioni, proprio come avviene per la parte hardware di un computer, mentre la mente è la parte per così dire virtuale, che le elabora, paragonabile a un software. Naturalmente, detto così è molto esemplificativo, perché in realtà i dettagli da analizzare al riguardo sarebbero molteplici e complicati. Ma siccome è nostra cura rendere la comprensione dei concetti esposti accessibili a tutti, lo riterremo sufficiente. Ma i computer non funzionano da soli: è necessario qualcuno che li accenda, che avvii i programmi, che li utilizzi o che vengano programmati per farlo. Quindi, nel caso di mente e cervello, questo non può essere fatto né dall'uno né dall'altro. L'utilizzatore è un terzo componente. Per poter comprendere chi sia il terzo componente, nel caso di mente e cervello, quindi l'utilizzatore e quindi la nostra vera essenza, è necessario procedere con qualche accenno di multidimensionalità. Mente e cervello risiedono in una dimensione superficiale, ovvero hanno a che fare con tutto ciò che è fisicità e materia nel caso del cervello e che è praticità e volubilità nel caso della mente mentre ciò che li può controllare e utilizzare risiede in una dimensione molto più profonda, ed è proprio la nostra vera essenza, ciò che siamo veramente, normalmente chiamato io, coscienza, o più spiritualmente anima. La conferma di tutto ciò è che, per esempio, i sentimenti non li proviamo con la mente o con il cervello, bensì con ciò che solitamente chiamiamo cuore. Ma il cuore altro non è che un organo che pompa il sangue nel nostro organismo quindi nel nostro corpo, e risiede nella stessa dimensione del cervello, quella fisica. Quando parliamo di cuore, in quel senso, ci riferiamo proprio a quella parte profonda di noi, che è in grado di provare sentimenti, e che è la nostra vera essenza, in grado anche di guidare la nostra mente e di utilizzare al meglio il nostro cervello. Quindi il cervello non può guidare la mente, e viceversa. Non possono semplicemente perché non ne posseggono le funzionalità proprio come hardware e software non possono controllarsi a vicenda, senza qualcuno che li programma e li manovra. Ciò però significa anche che, avendo la necessità ineluttabile di essere manovrati, questo può avvenire anche attraverso interventi esterni, se come già accennato viene permesso, il più delle volte, in maniera inconsapevole. Ed è qui che entrano in scena le onde alfa e le onde beta che hanno la particolarità di scandire alcuni tra i momenti fondamentali della nostra giornata e delle fasi di apprendimento, che sono quelle dove è possibile fare entrare informazioni nel cervello e installare convinzioni nella nostra mente, facendo avvenire concretamente una vera e propria programmazione, fatta di pensieri e di azioni. Le onde alfa sono quelle che agiscono negli stati di rilassamento, quindi appena svegli o poco prima di dormire ma anche quando siamo comodamente sul divano a guardare la televisione. Sono le onde che hanno a che fare con la nostra parte inconscia e che permettono l'entrata di informazioni nel nostro cervello senza il nostro intervento. Le onde beta invece hanno a che fare con la nostra parte conscia, sono quelle che permettono di affrontare la vita e la quotidianità, sotto il punto di vista pratico, guidare una macchina, una moto o adempiere alle nostre funzioni lavorative. E permettono l'entrata di informazioni esclusivamente a livello conscio. Questo può avvenire in due modi, semplicemente stoccando le informazioni al momento del recepimento, oppure per ripetizione, come per esempio facciamo quando stiamo studiando una materia. Per far sì che le nozioni rimangano, le leggiamo e rileggiamo più volte, fino a quando i concetti si fissano in testa, ovvero vengono stoccati nel cervello e utilizzati dalla mente quando necessario. Ed è quello che possiamo notare avviene quando si vuole installare dei concetti, ma anche delle paure, nella mente delle persone, attraverso i media, continuamente in maniera ipnotica. Si parla di uno stesso argomento, facendo passare messaggi ben chiari attraverso informazioni che il nostro cervello, bombardato sia quando prevalgono le onde alfa che le onde beta, recepisce e la nostra mente elabora, realizzando a tutti gli effetti la creazione di una realtà parallela ma molto distante da quella vera. Ed è proprio così che avviene la programmazione esterna della mente, attraverso i media, che sono l'arma di manipolazione più potente nelle mani delle istituzioni, a loro volta manovrate dai poteri forti, andando a stimolare le onde cerebrali in modo che rispondano secondo le loro stesse caratteristiche, producendo l'effetto desiderato. È chiaro che tutto ciò dà forma al pensiero, e il pensiero si trasforma in azione. Per cui dobbiamo iniziare a chiederci cosa di ciò che pensiamo e facciamo sia veramente nostro, sia veramente qualcosa che ci appartiene, che abbia a che fare con la nostra vera essenza e non con retaggi, tradizioni e condizionamenti. Come se fosse una lavagna dove cancelliamo ciò che non abbiamo scritto noi e riscriviamo il nostro vero io, che è sempre verità. La cosa migliore sarebbe sicuramente evitare di avere a che fare con i media classici, specialmente nei momenti in cui prevale l'effetto delle onde alfa, ma anche semplicemente conoscere questi meccanismi impedisce a chiunque di potersi sostituire a noi nel controllo della nostra mente. Quindi, raccomando nuovamente, come sempre, di studiare questi argomenti, perché è solo con la conoscenza e con la consapevolezza che si può davvero essere padroni di se stessi e vivere la vita degnamente, in libertà, senza essere burattini inconsapevoli di qualcun altro. Tra l'altro contro il nostro benessere e a scapito della nostra vita. Questo è Senza peli sulla lingua. Io sono Pasquale Kovacic. Vi ringrazio per l'ascolto, vi rinnovo il mio caro saluto e vi do appuntamento al prossimo podcast.